C'è un ritrovato entusiasmo tra i balneari della Darsena Viareggina. Quella che sta per partire non è una stagione qualsiasi, è il 2019 del Jova Beach Tour e i balneari si stanno organizzando per accogliere al meglio il flusso di persone che affollerà la Marina di Levante, intanto nel primo appuntamento del 30 luglio. Noi andremo a studiare per il dopo concerto, aiutando così l'organizzazione per il deflusso del pubblico per il concerto, dei menù particolari a prezzi scontati per chi si ferma qua subito dopo il concerto per aspettare poi la navetta per andare verso i mezzi che li porteranno fuori da Viareggio. Un grosso evento promozionale per tutto Viareggio. Noi diciamo che siamo uno degli stabilimenti più vicini all'evento, siamo in un certo stato d'ansia perché avere così vicino 30.000 persone ci dà un certo stato d'ansia. Comunque noi saremo aperti tutta la notte, cioè per i due eventi. C'è il disagio che vanno sgombrate le prime tre file, quindi bisognerà arretrare tutta la clientela sugli ombrelloni seguenti. Un disagio che ben venga, anzi ce ne vorrebbe altri di questi disagi. Non solo grandi eventi, per diversi stabilimenti balneari la stagione estiva ormai alle porte rappresenta l'uscita dall'immobilismo, è anche l'anno degli investimenti, grazie alla norma inserita nell'ultima legge di bilancio che estende fino al 2033 la durata delle concessioni balneari. Abbiamo diverse novità in cantiere, però aspetterei a dirle perché voglio lasciare la sorpresa ai nostri clienti quando arriveranno, ma si parla di arredi, si parla di nuove aree all'interno dello stabilimento balneare. Noi investiremo sia diciamo da un punto di vista strutturale di miglioramento dei nostri servizi, di dare molti più servizi, ma anche metteremo dei pannelli solari, delle cose, vedere di arrivare praticamente, il nostro progetto è di non consumare energia zero, cercheremo di produrla tutta da noi l'energia. Aspettiamo di essere sicuri con questa proroga, quindi dopo le europee ne riparleremo. Noi gli investimenti li facciamo comunque, li abbiamo fatti comunque, tutti gli anni noi abbiamo necessità di mettere qualcosa in pentola.